Attenzione ai Durain, attenzione, il momento tanto atteso, è arrivato il Durain e i Chiappucci escono dal gruppo. Neven si è ripreso, ecco l'Abigail in Durain. La notizia dell'attacco di Durain è stata accolta da un fragoroso applauso da parte del pubblico presente. Indurain si volta, Chiappucci non molla. Indurain un forcing terribile, è la prima volta che vediamo Indurain promuovere l'attacco. Sono rimasti in 6, ora c'è ancora un rosso crociato all'attacco. Vediamo Indurain in seconda posizione, non la molla Chiappucci. Ecco che la nostra regia ci ripropone l'attacco di Indurain. Chiappucci lo segue, lo marca stretto, uno stopper eccezionale. È la prima volta che si sono capovolti i ruoli. Normalmente era Chiappucci che andava all'attacco in quel momento. Questa è la nostra regia che ci ripropone il replay di questo attacco. Ritorniamo in cronaca diretta con il 116, il francese Laurent Jalabert, poi c'è Chiappucci, poi c'è Indurain e poi ancora Rominger, lo svizzero Rominger. Jalabert è forse il più veloce del gruppo, ma con un arrivo in salita Chiappucci ha la possibilità di piazzare il suo sprint, anche perché già in precedenti occasioni con un arrivo in salita Chiappucci è riuscito a battere Jalabert. Intanto qui sul traguardo il pubblico scandisce a gran voce il nome di Indurain, è apparso anche uno striscione: Miguelon eres todo un campione. Ed ecco il gruppo che ora ha rallentato l'andatura. Abbiamo visto nelle prime posizioni Laurent Fignon. Secondo te l'azione decisiva questa? Ma secondo me sì, perché sono quattro nazioni, quindi la Svizzera, la Spagna, 38 l'Italia, 38 km alla conclusione. La Spagna, ho visto adesso sulla salita che hanno rallentato, se non ci sono gli olandesi che hanno una grande reazione, però bisogna vedere chi sono rimasti. Mi sembra che questi siano quattro corridori che tirano tutti, il più pericoloso di questi è Jalabert. Adesso vedremo se Jalabert tirerà o non tirerà, ma certamente ha tutto l'interesse per tirare e andare all'arrivo. Rominger anche lui ha un corridore che ha cercato questa fuga, perché lo ha cercato prima, ecco il gruppo, e di colpo il che gruppo si è fermato, mollato. Quindi la corsa si è decisa, quindi finalmente abbiamo capito, diciamo, tutti questa corsa, perché tutti eravamo lì disperati per cercare di capire come si poteva svolgere, ma certamente Indurain ha fatto una grande azione che aspettavamo forse dal nostro Chiappucci. Molto bella, l'azione è stupenda, ma bravissimo Chiappucci, che è stato il primo a seguire Indurain e poi Rominger e poi è entrato Jalabert. 15 aumenta secondi. Aumenta il vantaggio, vediamo ora cosa avviene alle spalle dei quattro. Uno svizzero, un italiano, un francese, uno spagnolo, quindi quattro grandi nazionali all'attacco, ma a questo punto entrano anche in gioco le amicizie, cioè i rapporti di squadra. Vedete in testa che incominciano a guardarsi. Indurain difende i colori della Banesto, Chiappucci della Carrera Tassoni, Jalabert della Once, squadra spagnola, e Rominger di un'altra squadra spagnola, Class. Ecco che ruolo possono giocare a questo punto i gruppi sportivi. Non credo in questo caso dei quattro nessuno, perché sono tutti, direi, squadre diverse, non c'è nessun compagno di squadra. No, alle spalle ci sono compagni di squadra in altre nazionali. Certo, cioè, il grosso problema è dietro soprattutto, perché bisogna vedere dietro come sono messi in questo momento qua, perché queste quattro squadre sono un po' i quattro capitani di ogni squadra, o soprattutto di ogni nazione. Adesso vediamo un attimino, questa è la fase più difficile, più critica, cioè questi le vedo che non, però non rischia nessuno di mentre vanno in discesa, quindi vanno giù abbastanza regolare. Il vantaggio è sui 15-20 secondi, non è moltissimo. Bisogna vedere nella fase che quando si arriva a Giovenidor, che si inizia a rettilineo,
cosa succederà, perché questi quattro corridori hanno tutti l'interesse ad andare all'arrivo. Hanno forse un corridore che è più veloce di loro, che è Jalabert, ma lo possono eliminare eventualmente, dico ancora, il prossimo giro in salita, perché su questo arrivo di Benidorm Jalabert è certamente più veloce, anche se in una leggera salita. 33 km alla conclusione, ai box Santini, come è stata accolta la notizia dell'attacco di Indurain, Chiappucci, Jalabert e Rominger? Un'ovazione, un grido, un'emozione, mani che si stringono, è un segno di scongiuro soprattutto da parte di questi due signori. Sono Martinelli e Pintarelli, due direttori sportivi di Chiappucci. Martinelli, ma è la volta buona? Speriamo, certo che con Jalabert abbiamo perso, però non si può mai dire, perché Jalabert anche la Wincanton batteva Ghirotto, poi si è staccato. Ha già deciso Adorni che tanto Jalabert si stacca sulla prossima salita, sei d'accordo Pintarelli? Ma io penso che senz'altro Indurain proverà, perché se arriva in volata è uno dei battuti anche lui. Io penso che Indurain proverà come ha fatto il giro precedente. E se Claudio, speriamo che arriva assieme con Indurain, che può, penso che può avere delle chance per vincere anche. Avete parlato con Chiappucci questa mattina? Sì, l'abbiamo salutato solo la partenza, era abbastanza tranquillo, sentiva la corsa come sempre, però niente di particolare. Due parole per farci capire com'era il morale, cosa vi ha detto? No, il morale era abbastanza buono, anche ieri abbiamo parlato di stare tranquillo, di prenderla come un'altra corsa, perché il problema era quello, che pensare, perché praticamente anche è normale che uno pensi al mondiale, però ovviamente di stare tranquillo, che penso che lui è uno che dalle volte anche, non sembra, però anche nelle cronometro del tour così, lui si scarica mentalmente, e invece ieri abbiamo raccomandato no, tutto bene, tutto tranquillo, e spero insomma che vada tutto bene, ci vuole anche fortuna. Martinelli, ma riuscirà davvero a stare tranquillo, a non tentare una sortita pericolosissima a questo punto? No, io penso che adesso corra solamente su Indurain, forse deve fare Indurain attualmente. Grazie, e io direi, prima di darti la linea, un secondo ancora, andiamo vicino alla famosa radiolina, vediamo che intanto Spadoni continua a parlare con la sua radio. C'è qualche voce, Spadoni, cosa si pensa in questo momento, cosa si dice? C'è un silenzio adesso, sarà 15 secondi, il distacco di Chiappucci rimane lo stesso. Per cui dietro evidentemente la strada ha bloccato in favore di Chiappucci, mi pare evidente. Io so che Martini ha detto due parole in questa giornata, ecco perché non siamo riusciti a catturare la sua voce. Ha detto buongiorno e poi datemi i nomi degli otto in fuga, molto tempo fa. Sta parlando adesso, no? Laverda, si può chiamare Laverda? Questo siamo d'accordo con Laverda, che ci fornisce una misura, una sua valutazione a questo punto della corsa. Si può chiamare? È molto disturbata, però aspetta un momento. Ho capito bene di Chiappucci, Pugno e Chiappucci. Benissimo Chiappucci, bene Chiappucci, ripeti un po' meno bene chi, Alvaro, passa. E ripeto, Pellerini un po' meno bene, nel gruppo dei primi ma un po' faticato, cambio. Ripeti il nome perché non abbiamo capito. Perini, ripeto. Va bene, grazie. Ecco, avete sentito, abbiamo catturato qualche voce un po' disturbata, sono le analisi che vengono fatte dai tecnici durante la corsa trasmessa qui ai box, ma soprattutto anche dell'ammiraglio Di Martini. Quindi abbiamo visto Perini sta faticando un pochino, e gli altri... È un po' affaticato, mentre è in buone condizioni, almeno da quello che viene detto da intenditori che sono sopra, in buone condizioni di Gianni Bugno. Bene Adriano, puoi interrompere quando vuoi, perché qui abbiamo perso di vista il monitor, ma tentiamo questo collegamento con Laverda, vediamo, lui lo sa già, l'abbiamo avvertito, vuoi provare per favore? Aspetta, possiamo... Da Fagnani, ecco Fagnani, rivolgiamoci a Fagnani, il quale è pronto ad effettuare questo collegamento. Vediamo se Laverda è in grado di darci a questo punto. Laverda, vi ricordo, è il segretario generale della Lega, ma è soprattutto un tecnico di ciclismo di altissimo rango che è nel punto chiave della corsa. Angelo, sei in diretta, dai una breve valutazione per favore a te. Bisognerà richiamarlo questo. Top secret, no, evidentemente non vogliono, giustamente sono comunicazioni riservate, vogliono mantenere questo riservo. E giochiamo a fare il controspionaggio. Quando passo il punto, che magari va fuori un contrattacco adesso. Mi sembra che sia lì giusto ad aspettare quello, Marino.
aspettano un contrattacco. Abbiamo catturato involontariamente una conversazione riservata, quindi è già un sintomo, aspettano un contrattacco, quindi questa fuga viene considerata ancora come un momento non definitivo. Mi pare che possa essere questa la conclusione delle varie comunicazioni che abbiamo raccolto. A te Adriano. Il contrattacco c'è stato, è stato proposto da uno statunitense, mentre ecco ora che la telecamera mobile ci mostra il primo piano di Jalabert. Jalabert che all'inizio della stagione si era fratturato una clavicola nel corso della Amstel Gold Race, vinta poi da Olaf Ludwig. Primo piano di Miguel Indurain, Indurain, Chiappucci e Jalabert sempre nelle prime posizioni, sempre pronti ad intervenire, ma attendeva evidentemente Chiappucci l'attacco di Indurain, era l'obiettivo primario di Chiappucci, era l'uomo che doveva per forza attaccare, quindi era in faro della corsa, era l'uomo da marcare stretto. Rominger ha tentato in un paio di occasioni di anticipare l'attacco di Indurain, sembrava che la cosa gli fosse andata bene, poi è stato sempre ripreso. Per quanto concerne Jalabert, uomo veloce che nel corso di questa stagione ha vinto una tappa della bicicletta basca a San Sebastiano, la sesta tappa del Tour de France, quella di Bruxelles, poi il Criterium di Lisieux, poi tre tappe della Vuelta a Burgos, una delle corse di seconda schiera naturalmente in Spagna. È passato in questa formazione iberica, la ONS, va a dire Organizzazione Nazionale Cechi di Spagna. Al contrattacco abbiamo visto la formazione statunitense, mentre eccoci nuovamente in testa al gruppo. Sembrava che il vantaggio del quartetto stesse per assumere fosse destinato ad assumere una più consistente, ma anche noi pensavamo tutti, invece rimane sui 20 secondi, dietro ci sono ancora delle scaramucce, non riescono a bloccare, qualcuno si sta muovendo, abbiamo visto prima però che i francesi, gli italiani, gli altri sono di fermi, vediamo un attimino che sta facendo l'andatura in questo momento, non si riesce a vedere bene dall'elicottero, quindi il gruppo non è ancora tranquillo, non lasciano spazio, ma come ho detto qui bisogna vedere se riescono ad arrivare qui sul traguardo, cioè poi fare l'ultimo giro diventa difficile per il gruppo riuscire a prenderli. Non si riesce a capire che è questo corridore, ha una maglia gialla, abbiamo un monitor che ci fa riflesso il sole, quindi non riusciamo a vedere, non sembra la maglia dei brasiliani, non so se comunque... visto che però dietro tutti gli altri sono fermi, è solo questo corridore che tiene un po' l'andatura veloce, davanti però non stanno ancora spendendo tutto a mio avviso, perché manca ancora un giro, c'è ancora una volta da fare la salita, e sebbene che 26 km per la precisione mancano alla conclusione di questo campionato del mondo per la quarta volta in Spagna, sebbene che direi Indurain, Chiappucci, Jalabert e Rominger hanno tutte le qualità per stare assieme, però tutti questi quattro secondo me si aspettano che uno di questi scatti sulla salita per eventualmente staccarsi o perlomeno cercare di andare via da solo, perché certo che hanno Indurain, Chiappucci e Rominger hanno un corridore assieme, Jalabert che è molto veloce, quindi lo sanno che devono o staccarlo altrimenti si arrivano in volata e sono sconfitti. Allora un attimo, abbiamo sentito il clan di Chiappucci, sentiamo quello di Bugno, abbiamo visto sul traguardo Stanga con Voltarello, veloce alla nostra postazione, corti. Sì, la corsa adesso sembra messa abbastanza bene per i nostri colori, Chiappucci è in buona posizione, c'è da stare attento al pericolo Jalabert, però sono i rischi che si corre a correre in bicicletta. Bugno! Ma Bugno, a quanto ci è sembrato di vedere, stava bene e... mi aspettavo che avesse seguito Indurain, comunque è lì pronto, vediamo come va la corsa, per ora va bene per i colori azzurri. Grazie, ringraziamo Corti che proprio in Spagna arrivò secondo alle spalle di Criquelion, e torniamo in cronaca diretta, sempre
sui 20 secondi il vantaggio del quartetto. A 33 km dalla conclusione era 15, a 31 a 15, a 20 km a 20 secondi. Ed ecco che, attenzione, scatto di Indurain, scatto di Indurain. Chiappucci è pronto a lanciarsi all'inseguimento di Indurain, in difficoltà Rominger e Gialaberta. Aveva visto giusto Adorni quando aveva annunciato che sicuramente Indurain avrebbe attaccato. Bravo Vittorio, complimenti. Beh, anche perché no, ma solamente che Indurain è un corridore che non, arrivando in volata in quattro arriva quarto, anche certamente se è forte e potente. Lui sta cercando di selezionare, quindi il quartetto si è ricomposto, anche perché abbiamo visto prima dalle immagini dell'elicottero c'è il gruppo che gli sta andando sotto. Ecco il replay di, ecco, che c'è il presente De Pasquale, ci propone l'attacco di Indurain. A questo punto analizziamo questo attacco. Può essere negativo per la condotta di gara dei quattro? No, Indurain no. È partito anzitempo. Può darsi che gli altri tre, visto che Indurain continua ad attaccare, gli neghino d'ora in poi il proprio appoggio, il proprio contributo. Secondo me si stanno girando, perché qui dietro c'è il gruppo che sta arrivando, quindi li sta, il gruppo secondo me vengono riassorbiti, non so adesso, non è molto lontano. Eccolo, ecco qua il gruppo, difatti. Quindi si è tutto da rifare per la salita. Infatti avevo detto prima, se riescono a passare sul traguardo il mondiale ha un'altra fisionomia, altrimenti invece li ha presi prima, quindi è tutto da rifare. Adesso vediamo con attenzione di questo svizzero. E sono ancora gli svizzeri che vanno all'attacco, svizzeri e belgi. Mi sembra si tratti di Dirk De Wolf. Quindi vediamo adesso è molto molto pericoloso, perché potrebbe andare via veramente la fughetta di outsider e i nostri, cioè dico i nostri nel senso i grandi, Durain e gli altri, guardarsi un attimo. Però comincia adesso, c'è la linea d'arrivo qua, poi c'è la salita. Io mi auguro che Chiappucci dia sfogo a tutto quello che ha accumulato in questo ultimo periodo di questo mondiale, perché il Chiappucci è convintissimo di all'ultimo giro di riuscire a staccare, o perlomeno di riuscire a fare una grossa cosa su questa salita. 13 km è durato l'attacco del quartetto composto da Indurain, Chiappucci, Gialabert e Rominger. Stiamo attraversando Benidorm. Un giudizio su questi campionati mondiali organizzati dagli spagnoli? Il mio giudizio è positivo, tu sei d'accordo? Sì, certo che sono d'accordo, perché qui c'è un grandissimo entusiasmo che non vedevamo da tempo. Quindi gli spagnoli Alex Zulle all'attacco. Attenzione, c'è Ghirotto con Boyer, Massimo Ghirotto, forse l'uomo più in forma della nostra nazionale. Zulle, Alex Zulle, lo svizzero con Ghirotto e Boyer, ma il gruppo non concede spazi neanche a questo attacco. Adorni. Ci dicevo che gli spagnoli hanno un grande entusiasmo, perché Indurain, con la vittoria che ha fatto negli ultimi anni, ha creato un movimento incredibile. Già da stamattina la partenza 9:30 era tutto pieno, quindi una cosa che difficilmente si vede nei mondiali, perché la gente affluisce, viene sul percorso verso le 11:30, si mette nelle tribune. Invece era già completo da stamattina, e avevano detto che sul percorso è una cosa incredibile di gente che ci sia. Ci sono moltissimi italiani qui, che abbiamo visto anche in questi giorni, perché hanno abbinato le vacanze. Attenzione, questo è Bugno che sta scattando. Attenzione, Bugno all'attacco. Attenzione, Bugno sulla sinistra attacca, ha preso in contropiede tutti, quindi sta arrivando alla curva dell'arrivo, quindi vedremo un attimino, perché questo è il teleobiettivo, ci dà forse un'immagine distorta, però mi fa molto piacere vederlo, vuol dire che quel dubbio che aveva prima quando aveva parlato con Argentina l'ha risolto, se stava bene o se stava male, quindi vuol dire che Bugno ha trovato la conduzione e la gamba. Siamo a 22 km dalla conclusione, attacco di Gianni Bugno, vediamo se riesce ad ottenere un margine di vantaggio. Bugno all'attacco dopo Chiappucci, dopo Ghirotto all'attacco Bugno. Quanto manca alla conclusione, Adorni? Manca un giro, quindi 21 km, però è molto interessante per me questo attacco di Bugno, perché ha preso in conto per degli altri, quindi vuol dire che ha la condizione, quindi vuol dire che ha capito che forse questo è il suo momento. Ecco che Bugno sta ancora tirando in pieno, a ruota, non ci riusciamo a vedere chi sono, ma dovrebbe essere uno spagnolo e forse un belga. C'è una reazione da parte del gruppo, degli spagnoli. Thank you.
si sono già schierati tutti i fotografi sulla linea del traguardo, mentre ecco che il pubblico scandisce a gran voce il nome di Indurain, come passa pugno con Maier e con Donald Panzac, gli spagnoli. Pedro Delgado in testa al gruppo con Roche nelle prime posizioni, con Girotto. Ultima tornata, Robert Chapat, il mitico telecronista francese, aveva visto tutti i fotografi già schierati sul traguardo, terrorizzato, ci aveva chiesto, ma è già lo sprint, per la verità ci aveva creato qualche problema, ecco perché mi ero rivolto ad Adorni. Abbiamo fatto i conti, eravamo all'ultima tornata, quindi pugno Maier e Panzac, linea Santini. Volevo vedere se questo gruppetto ormai di una trentina di unità comprendeva tutti gli italiani oppure se qualcuno proprio all'ultimo giro si è fermato. Che impressione ha avuto Tonoli, il meccanico di Bugno, da questa azione? Cosa ha segnalato? So che voi vi capite con un'occhiata. Lui mi aspettava una cosa così, però mi aspettavo che scattasse sulla salita, per me è andato via un po' troppo presto. Io spero che dietro senz'altro lo vorranno per prenderlo a pigliare anche Indurain medesimo. Io spero che lui sta bene senz'altro e guadagni qualcosa sulla salita, però preferivo che aspettasse sulla salita. Non ha segnalato nulla con gli occhi, non ha gridato nulla? Ha dato uno sguardo, però a quel punto lì ormai siamo... E se fosse più forte di quello che voi possiate immaginare? Io lo so che è forte, è quello che sto dicendo, io spero che aumenti il vantaggio adesso attaccando la salita, che aumenti il vantaggio e possa andare all'arrivo. Non per fare i menagrami, diamo un'occhiata al box degli italiani, non si è fermato nessun altro concorrente in linea al traguardo. Il gruppo tornato nuovamente compatto ed eccoci Indurain con il numero 96, lo stavo guardando Indurain, ma guardiamo dietro, c'è Chiappucci corre su Indurain, infatti prima qua è passato che era ultimo, mi sembrava strano, invece vedo che sta facendo corsa su Indurain, quindi ecco che ecco il gruppo sono passati, sono passati in ritardo, con un ritardo di 2 primi e 25 Cassani, Furlan e Chioccioli, in ritardo quindi di 2.25 Cassani, Furlan e Chioccioli. Giacomo, naturalmente se si dovessero fermare chiedi subito la linea. Vediamo in questo momento la coda del gruppo, Chiappucci che è Indurain, quindi i due che sono dietro. Ecco qui Gianchelli, questo è Ellie, il gruppetto dei primi. Sembra strano questo atteggiamento di Chiappucci e Indurain in fondo al gruppo, perché non vorrei che avessero speso troppo prima. Vediamo davanti che c'è Bagar in questo momento, quindi l'ideale sarebbe stare nelle prime posizioni. Non si riesce a distinguere molto. Sì. Non si sono fermati Furlan e Chioccioli, si è fermato il francese Marc Madiot. A te la linea. Sì, ecco, vediamo un attimino rinquadrato il gruppo di testa. C'è, direi, la fase forse più delicata di tutta questa corsa che aspettavamo, anche se prima avevamo urlato un po' tutti al miracolo, perché Indurain aveva attaccato per la prima volta forse nella sua storia di ciclista, perché Indurain l'abbiamo visto anche nel Giro Italia, Giro Francia, non era mai andato all'attacco, invece oggi ha provato al penultimo giro e forse quei tre con lui, sia Cappucci e Chiappucci, Rominger e Indurain, avevano paura di Gelabert e logicamente non hanno tirato a fondo e sono stati riassorbiti. Molti francesi nelle prime file del gruppo, quindi vuol dire che stanno facendo una corsa interessantissima per Gelabert. Con Bruinel, con Rouet, i francesi, ecco Chirotto e Perini si ripropongono nelle prime posizioni, mentre sta scattando Oliveiro Rincon, il colombiano, e c'è anche Vona che passa in questo momento con un ritardo di 4 primi e 30 secondi. Si è ritirato Marc Madiot, mentre
rieccoci nuovamente in testa al gruppo, sempre con questo Rominger che merita indubbiamente l'Oscar del corridore più combattivo. Ma mi sembra che sono i francesi che stanno facendo l'andatura per controllare la corsa, cioè per tenere forse il gruppo in favore di Jalabert, che in volata avrebbe certamente la meglio sugli altri. E vogliamo ricordare che Ronan Pancek ha ottenuto la convocazione, la possibilità di correre in prima squadra proprio grazie ad un successo ottenuto in una kermesse due attenzione, giorni prima Mano, della, si è fermato Franco Vona per la Spagna. Attenzione, ecco, si è fermato Vona, concedi un attimo, siamo in diretta, Franco. In questo gruppo pronto che passa Zan? Con un ritardo di 5 primi e 20 secondi, linea a Santini. Si è fermato Franco Vona, gli rubiamo il respiro che dovrebbe tirare sotto il box qui all'esterno. Franco, che clima c'è, come sta andando la corsa? Abbiamo visto degli avvenimenti, ci puoi aiutare ad interpretarli? La corsa è avvenuta con una selezione naturale, adesso sicuramente chi avrà più nelle gambe rimarrà davanti, e adesso non so come sono messi sulla salita. Sicuramente ci sarà una bagarre adesso e arriveranno in pochi sicuramente all'arrivo. Stesse notizie chieste ad Argentina, secondo te fra i nostri chi sta meglio? No, ho visto bene Chiappucci, anche Bugno, penso che siano loro le due punte per questo finale. Come si è rivelato questo percorso per te? Ma è stata, appunto, come dicevo, abbastanza tirata la gara, è avvenuta una selezione naturale, ho cercato di fare quello che potevo, anche perché la mia condizione in questo momento non è delle migliori e ho cercato di lavorare per gli altri finché ho potuto. E per l'ultima domanda, hai detto Chiappucci o Bugno? Chioccioli no? Chioccioli forse ha pagato quella fuga così dopo la metà gara, è stato troppo presto. Comunque se si riprende potrebbe anche lui essere davanti, anche perché è veloce anche Chioccioli. Comunque sono di italiani, penso ce ne siano rimasti ancora un bel gruppetto, perciò possono giocarsela in 3-4. Grazie per la tua disponibilità, linea al traguardo. E sono i francesi in testa al gruppo, Ghirotto, Massimo Ghirotto, il trionfatore della Wincanton Classic, là Cuno in Adriano, testa. Eccoci ancora con Indurain. Santini chiede nuovamente la linea. Sì, era prevedibile che all'ultimo giro si fermasse qualcuno dopo il lavoro svolto. Chiedo scusa al collega di Tutto Sport. Maurizio, allora, il racconto del tuo mondiale. Ma c'è poco da raccontare perché è stata una corsa eliminazione, quindi tre giri alla fine ho sentito che le gambe non giravano più, avevo i crampi e mi sono fermato. Caldo, fatica, fame, sete, cosa è successo? Ma è sempre difficile dire cosa ho mangiato, ho bevuto, sì, può darsi il caldo, però una giornata così storta, pazienza, è un periodo che non sto girando bene e oggi ho trovato anche la giornata non giusta. E ho dovuto abbandonare. Vediamo di completare il mosaico delle informazioni. Con Vona abbiamo parlato degli altri che rimangono. Chi sta meglio secondo te? Ah, non lo so adesso com'era la situazione. Tu hai visto Bugno, Chioccioli, Chiappucci, come stanno? Sì, ho visto, ho parlato con lui, che stava abbastanza bene, non benissimo. Ghirotto ha detto che stava bene, Chiappucci l'ho visto scattare continuamente, forse troppo. Adesso bisogna vedere l'ultimo giro. Grazie Gafondri, stellina a traguardo. Charlie Mottè e Clavirola, i due francesi in testa al gruppo a fare l'andatura. Gli azzurri rimasti in gara dovrebbero essere Bugno, Chiappucci, Elli, Ghirotto, Giovannetti e Perini nel gruppo di testa, mentre ecco inquadrato Boyer però in ritardo, vedete davanti a lui le ammiraglie, quindi Boyer staccato. Eccoci ancora con i francesi Mottè e Clavirola che ha disputato un tour molto sfortunato, l'Aquila di Visil, era sempre stato tra i più battaglieri, tra gli attaccanti in salita,
quest'anno in seguito ad un'indisposizione nelle prime tappe non è riuscito a emergere nelle tappe a lui più congeniali. Rominger in testa che sta scattando, ha il passato in testa. Rominger ancora una volta ha preso l'iniziativa, quindi mi è sembrato veramente un grande giornata. Tony Rominger viene seguito da un francese, il gruppetto si è staccato, non mi sembra di vedere Chiappucci nei primi. Leblanc ruota Rominger ancora una volta ha preso l'iniziativa, quindi questo corridore svizzero che era un corridore per corsa a tappe di pochi giorni ha trovato anche la maturità per le corse in linea, si è preparato. Ricordiamo molto bene. Ricordiamo che Rominger ha vinto anche un attenzione giro di c'è un azzurro, un italiano, deve essere forse Bugno che è davanti al gruppo, non si riesce a vedere con l'elicottero chi è, non abbiamo informazioni, radioinformazioni che diano segnalazioni, ma mi sembra così di vedere Bugno della sua pedalata, spero di aver ragione. È Bugno che in testa sta andando a prendere Rominger e Leblanc. Chiappucci non mi è sembrato di averlo visto nel gruppetto, qui siamo ancora sulla salita finale, vediamo i due, Bugno dietro. Però hanno ancora un margine di vantaggio estremamente limitato. Rominger è stato indubbiamente l'uomo che si è messo in maggiore evidenza, ha vinto. Ecco Bugno ha raggiunto i due, ecco Bugno qua. Scusa, allora nell'ordine Rominger, Leblanc e Bugno, poi pronti ad intervenire Ghirotto e Perini. Queste nel gruppetto che abbiamo visto passare secondo me non c'era Chiappucci, mi sembra che non ci fosse perché col casco non si è visto. Adesso vediamo questa inquadratura, comunque i tre sono Rominger, abbiamo detto Leblanc e Bugno. Rominger leader della formazione svizzera, Leblanc campione nazionale, Bugno ancora all'attacco in questo finale. Ecco, Bugno e Rominger erano compagni di squadra, poi non sono andati d'accordo, soprattutto la lite avvenuta al Gran Premio di San Sebastiano, e 2 anni fa i due hanno deciso di separarsi. Ancora Bugno con la sua caratteristica andatura, sembra che non faccia assolutamente fatica, è Bugno che scandisce il passo con Rominger che ora si mantiene in seconda posizione e Leblanc in terza. Un'annata sfortunata per Gianni Bugno, che speriamo finisca oggi, cioè io mi auguro che il Bugno arrivi a coronare quest'annata che ha inseguito tutto l'anno, cioè è partito preparandosi per il tour, non è riuscito a trovare condizioni. Ecco il gruppetto, mi è sembrato di vedere, ecco Ghirò, ecco Perini. Mi è sembrato di vedere Indurain con il gruppetto che stava inseguendo, vediamo la telecamera, strana questa telecronaca finale che non si riesce a vedere, a capire esattamente. Ecco il gruppetto che si è riformato avendo ripreso penso Bugno e Rominger. Bugno, Rominger, Leblanc, si è frazionato il primo gruppo, eccoci ancora con Leblanc che fa l'andatura, poi Rominger, eccoci su Rouet, poi Indurain, eccoci Jalabert, poi ecco Ugrumov, poi c'è Bugno che si volta e il belga è Johan Bruinel con la telecamera ora nella scia di Bugno. Bugno con Rominger, eccoci, non è ancora il gruppo, secondo me non è ancora il gruppo dell'arrivo, stanno lottano Rominger e Bugno, forse preparano un attacco, ce lo auguriamo, non cerchiamo di interpretare quello che dicono sempre. Io credo che una volata del genere, un gruppetto così, Bugno può dire la sua perché ce l'arrivo in salita. Adesso, visto che ci sono francesi, tutte francesi, quindi la corsa, questo gruppetto dovrà tirare per portare Jalabert all'arrivo, per evitare che questo gruppo dietro rientri. Quindi è un gruppetto molto interessante, però non ho visto nessuno deciso a prendere l'iniziativa per cercare di fare il vuoto, quindi
si vede che questa salita, ormai l'ultimo giro, gli ha tolto le poche energie che avevano, perché in effetti alla fine il caldo, la tensione, la corsa abbastanza tirata, anche se il gruppo non si è selezionato tanto, sono andato sempre a 40 all'ora. Ecco, vediamo che davanti non c'è una grande intesa, quindi c'è una specie di così. Fasi conclusive del campionato del mondo con Bugno, con Rominger, Leblanc, Indurain, Jalabert, Ugrumov e Bruinel all'attacco. Un po' di vento, ecco Ugrumov in testa. Attacco di Ugrumov. Ugrumov, ex pedina fondamentale dell'Unione Sovietica, si è presentato difendendo i colori della sua Lettonia, mentre ecco che lo svizzero Yerman abbandona. Ugrumov, Piotr Ugrumov all'attacco. Ugrumov che è stato grande interprete del Giro del Trentino di 2 anni fa, battuto all'ultima giornata da Gianni Bugno, un Gianni Bugno pimpante, attaccante in questo finale. Rominger, Leblanc, Bugno, Rouet, Jalabert, Ugrumov, Bruinel, Indurain, gli uomini che vediamo all'offensiva sono i francesi, che fanno l'andatura. Il loro uomo più veloce è Jalabert, quindi dovrebbe essere un attacco, uno sprint tra Jalabert e Bugno, qualora dovesse arrivare questo gruppetto. Sempre Piotr Ugrumov in testa. Ugrumov con Rominger, Leblanc, Rouet, Jalabert, Bruinel e Indurain. 9 uomini al comando, il 157 è il numero di gara di Bugno, il 272 quello di Ugrumov. Ma ecco che il gruppo si è riportato sui battistrada ed è ancora Indurain nelle prime posizioni. È un tedesco in testa, lo marcano stretto i francesi. Naturalmente la telecamera a questo punto non può mostrarci esattamente quello che avviene in testa al gruppo, proprio per non aiutare Jean-François Bernard. All'attacco il tedesco è Bolz, Udo Bolz, poi ecco Perini, poi ecco ancora Ugrumov, i francesi Jalabert e Leblanc. Jean-François Bernard in testa al gruppo. La nazionale francese è quella che presenta il maggior numero di corridori in testa al gruppo. Nessuno però prende decisamente l'iniziativa, sperano nello sprint vincente di Jalabert. Siamo il campionato del mondo è a siamo a 6 ore e 30 minuti dall'inizio di questo campionato del mondo. Siamo agli ultimi 15 minuti di gara, con in prima posizione Jean-François Bernard, marcato dal tedesco Udo Bolz.
Sì, è strano, come abbiamo detto anche prima, Buglio, questo finale di corsa in cui un po' tutti hanno avuto paura, ma forse alla fine ci siamo sbagliati noi, forse alla fine hanno poca energia per attaccare, stanno aspettando in fondo la discesa, nel tratto in cui si arriva all'arrivo, per cercare di anticipare dove è scattato prima, dove è scattato prima Indurain e dove magari è partito Bugno. Ecco, Bugno in testa, forse va la discesa davanti per evitare, no, questo è Bernard, scusate, pensavo fosse Bugno, quindi stavo dicendo che nessuno prende decisioni, ci sono i francesi che stanno controllando questo gruppetto molto bene per portare Jalabert in volata. L'arrivo, come abbiamo detto anche stamattina, è in salita, quindi c'è la pendenza, gli ultimi 500 metri, l'ultimo tratto di 100 metri va al 5%, quindi occorre molta potenza, molta forza. Vediamo un attimino, ecco in questo momento guarda poi Chave che sta tirando il gruppo, direi il gruppetto di testa. Ed è Chave che sta facendo l'andatura. Diciamo che i francesi cercano di tenere alta l'andatura proprio per evitare scatti, per portare nelle migliori condizioni il loro sprinter numero uno, vale a dire Jalabert. Ghirotto, Perini nelle prime posizioni. È scomparso Chiappucci da questo gruppetto, l'avevamo visto passare l'ultimo giro, ultimo a ruote di Indurain, pensavamo che sbarcasse Indurain, invece si vede che non stava bene o aveva speso tutto l'ultimo giro quando c'è stato questo attacco di Indurain, perché non l'abbiamo più visto sulla salita e non so se è rientrato in questo gruppetto. Quindi tre gli azzurri in questo gruppo, vale a dire Bugno, Ghirotto e Perini, poi c'è anche Ugrumov, Pols, ecco che scatta Claverolà. Leblanc che è scattato, Leblanc è scattato, inseguito da uno spagnolo, poi Nevens che l'altro belga sta ricucendo il gruppo, però il gruppetto dietro si è rialzato un attimo, i francesi hanno fatto il vuoto, sono quattro corridori. Nessuno dei nostri in questo quartetto. Leblanc insiste in questo strappettino, in questo piccolo pezzo di strada volata. Ecco Indurain inquadrato in questo momento nel gruppo, ripreso Perini che sta andando avanti per cercare di ricucire questo strappo del gruppo. E difatti ecco Perini davanti che sta tentando di riportare il gruppetto, dove comprende dentro anche Bugno, sui quattro che avevano scattato, cioè su Leblanc, questo spagnolo, non si riesce a vedere il numero, ancora il quartetto, e Chave, lo spagnolo è Chave, Leblanc, 117. 117 è Leblanc e Chave, il numero 13 ancora Udo Bolz, allora Leblanc, Udo Bolz, poi c'è Echave e quindi ancora il belga Bruinel all'attacco. Quattro uomini, Echave, Leblanc, Bolz e Bruinel. Santini, qualche novità dai box? Vedendo che noi possiamo riproporvi attraverso l'attesa dei corridori che abbiamo intervistato prima come protagonisti che hanno abbandonato la gara e che ora sono diventati spettatori. Direi che il più interessato di tutti è Vona. Secondo te come si sta evolvendo questa corsa? Adesso c'è un gruppettino di noi, c'è dentro Bugno e Ghirotto e Perini. Se va bene Bugno dovrebbe farcela, però c'è il francese che già lo avverte che è un osso duro in volata. Speriamo che riescano un attimino a metterlo in difficoltà qua nel tratto finale, per poi o con Ghirotto magari diciamo provare a mandare via Ghirotto nel finale e poi Bugno stare lì per la volata. Sì, ma qua tutti aspettano un nuovo attacco da parte di Indurain. Tu credi che sia in grado di sferrarne un altro? No, ormai penso che abbiano finito il tratto duro del circuito. Molto probabilmente proverà qua nel tratto finale qua sul lungomare, però
penso che vada tutto a vantaggio dei nostri. Interrompiamo un piccolo dialogo familiare fra la signora Ornella, auguri per il bebè che sta arrivando. Grazie. Cosa pensa di Maurizio? Si è fermato prima, peccato. Peccato sì, perché il mondiale è sempre una corsa bella, anche solo arrivare in fondo è il significato di una grande condizione. Comunque ce ne sono degli altri, ci sono altre belle corse, tutto da sperare. La corsa è quella che sta vivendo lei nel nome di Maurizio. Maurizio, allora Giacomo. Sono in testa Chiappucci, Bugno, Indurain. Sì, chi può attaccare? Volevo solo una piccola diagnosi da Fondri. Può ancora attaccare qualcuno di questi tre che già hanno attaccato? Ma adesso il percorso nel finale è pianeggiante, quindi bisognerà vedere, c'è il vento contro venendo all'arrivo, quindi bisogna avere una gamba buona per attaccare. Vai Vittorio. L'attacco di Eciave, Leblanc, Bolze, Bruinel è stato annullato grazie al tempestivo intervento di Perini, che vediamo in seconda posizione, barcato stretto da Rouet. Dobbiamo essere a circa 4 km dalla conclusione. Bravo, bravissimo Perini, che si è messo in testa e ha riportato Bugno nella scia del quartetto composto dallo spagnolo Eciave, dal francese Leblanc, dal tedesco Bolz, che ha vinto, ricordiamo, la tappa di Pila, mentre in prima posizione Thierry Claveyrolà, marcato da Perini, e nel quartetto di testa c'era anche Bruinel. Questo è il francese Rouet. Allora eccoci sullo spagnolo Eciave, poi il belga Bruinel. Siamo ormai in vista dello sprint finale. Eccoci con il direttore sportivo della nazionale svizzera, che sta parlando ancora con Rominger nella scia di Bruinel. Ecco Eciave con il fazzoletto rosso. Eccoci su Jean-François Bernard, su Bolz. C'è un altro tedesco nel gruppo di testa, c'è Bugno. Ecco, questo è Rouet, il francese Bernard Rouet. Bugno, Ugrumo, Rominger, Leblanc, Jalabert, Bruinel, Indurain, Bolz, Bernard, Chave, Ghirotto, Perini, Claveyrolà e Rouet nel gruppo di testa con Indurain, e c'è anche un olandese. Ecco Rouet che scatta nuovamente, testa della corsa, d'accordo, siamo vicini, dovremmo ormai essere a circa 2 chilometri dalla conclusione. Ormai i francesi stanno tirando il gruppetto per tirare la volata a Jalabert, perché è il più veloce di tutti questi in questa arrivo in salita, questa arrivo in leggera salita. Io spero che Bugno riesca a esprimere. Quattro francesi qui, questo è Perini, i due tedeschi sono, ecco, Bugno, Eppner e Bolz, poi vediamo Indurain, poi ecco Bruinella, poi c'è Bugno, ecco la Bugno accanto a Rominger, quindi le nostre chance sono ancora ottime con Gianni Bugno in questo gruppo di testa, con il bravissimo Perini in grado di pilotarlo ancora. I francesi fanno gruppo in testa con Rouet, con Jean-François Bernard e con Claveyrolà. Ecco e Chave, poi c'è Perini, poi i due tedeschi Höfner e Bolz, poi eccolo là Bugno, c'è anche Konyshev. Sì. Con questa ripresa che ha fatto è difficile riuscire a vedere i numeri e capire i corridori, perché non, con riflessi che abbiamo noi non riusciamo a vedere spesso, a vedere, non c'è la radio corsa che ti dia l'esatta posizione, quindi ormai siamo arrivati nell'ultimo chilometro, mi sembra quasi, perché adesso c'è la curva che poi dovrebbe immettere sul rettilineo d'arrivo. C'è Rouet in testa, i tre francesi, Rouet, Claveyrolà e Bernard, poi c'è Perini. Ecco gli ultimi 500 metri.
volata finale del campionato del mondo. Vedete sulla sinistra Perini che sta lanciando lo sprint di Gianni Bugno, mentre c'è Chave al centro, i francesi e Bernard, poi Perini, poi c'è Bugno, poi c'è Bruinel. L'arrivo in leggera salita, Perini alla grande sta conducendo lo sprint per Gianni Bugno, testa a testa tra Bugno e Bugno. E poi vicino a noi un signore si è sentito male, un tifoso di Bugno si è sentito male per gridare Gianni Bugno, campione del mondo per il secondo anno consecutivo, testa a testa tra Bugno e Jalabert, ed è Bugno che si impone al termine di una stagione sfortunatissima, una stagione. Ecco qua Bugno che sta raggiungendo nuovamente la linea del traguardo, vediamo se riusciamo a lanciargli il microfono, permesso per favore, vediamo Bugno che raggiunge subito il podio velocissimo. Bugno ha già raggiunto il podio, vediamo che il servizio d'ordine è stato perfetto, accanto a lui il massaggiatore. Scusa Adriano, box, al box è successo di tutto, si sono abbracciati. E ecco l'ordine, arriva Bugno Jalabert con il Chevrolet Rominger in linea a Santini. Grazie, guarda, vi mostro quello che succede al box, abbracci, urla, Spadone è finito, un po' un incubo. Sì, non fa più niente, mi è da piangere. L'emozione fa parte della gioia, il spagnolo. Vediamo dentro il box cosa sta succedendo. Giornalisti argentini, un commento a questa volata di gruppo. La vittoria di chi ha chiacchierato poco e ha dimostrato che fate il suo valore, direi che oggi lo ha dimostrato veramente. Tu te l'aspettavi, l'avevi appena detto, Bugno c'è. Già dalla vigilia non è che si fosse tirato fuori dai pronostici, credo che dentro di lui ci contava. Bona, allora un commento su questo Bugno esplosivo. Ma l'avevo detto che aveva il colpo di pedale giusto, chiaramente per poter vincere ci vuole anche una buona sorte di fortuna, e lui è andato anche contro la sfortuna, perché nel gruppetto era rimasto Jalabert, ma lui è stato superiore. Isaia Stefano, allora. Oh, è meglio non parlarne, perché oggi è 3 ore che piango, non riesco più a trattenere le lacrime, è una cosa troppo grandiosa. Guarda, io intanto adesso con questa vittoria del Bugno ho assicurato i mondiali che l'anno prossimo, grazie. Quindi direi che ha vinto, diceva Argentin, l'uomo che ha parlato poco e che ha agito molto. Guardi, a un certo momento il Bugno è un uomo di grande classe, bisogna ammetterlo. Se non ha reso fino adesso vuol dire c'era qualcosa in lui che non andava. Adesso si vede che ha trovato la serenità, ha trovato la sua condizione fisica e è sempre adatto. Giacomo, guarda, accanto a noi c'è Perini. Complimenti a Perini, mentre la nostra regia ci ripropone lo sprint vincente di Bugno. Perini è stato grandissimo nel finale, primo quando è andato a recuperare i 4 fuggitivi, secondo quando ha lanciato lo sprint di Bugno. Perini. Ma sì, ho trovato l'ultimo giro, stavo benissimo, sulla salita ho dato tutto per tenere duro. E poi qua Bugno mi ha detto se ce la fai cerca di aiutarmi perché sto bene. E allora ho dato tutto per lui perché io sapevo che non potevo vincere. Comunque sono molto contento perché ho fatto una grande corsa, ho dato tutto, qua all'arrivo ero un po' stanco. Beh, stanco per modo di dire, perché ti abbiamo visto pilotare alla grande lo sprint di Bugno. Sì, gli ho detto di metterci la ruota, 500 metri dall'arrivo, gli ho fatto segno, è partito Bernard, penso io in seconda posizione, poi ai 200 metri mi sono spostato perché... Sono qua, scusa Adriano, Adriano, grande, ha fatto una grande vittoria. Ti chiedo scusa, stiamo estraendo dalla vettura, dalla miraglia, Alfredo Martini. Se riusciamo a portare al nostro microfono. Adriano, c'è Alfredo Martini, Diretto
Scusa Adriano? Linea a Saltini. Abbiamo estratto letteralmente Alfredo Martini dall'ammiraglia, non riusciva a venire fuori da solo. Cos'è l'emozione, la gioia? Che è successo? La gioia di sicuro, anche l'emozione, diciamo, perché è stata una vittoria sofferta e che Bugno ha saputo guadagnare da quel bravo che è. Inoltre però penso che tutta la squadra, e non è un discorso di circostanza, si è comportata molto bene, perché abbiamo coperto tutte le fughe che si verificavano di giro in giro quando la corsa dopo il quinto giro ha incominciato a essere corsa vera. Quando hai cominciato a credere che Bugno potesse fare centro? Bugno, quando sono rimasti in otto, è rimasto molto agevolmente fra questi e poi ha potuto avere un Perini superlativo. Non ci sono parole per dire bravo a Perini. E gli altri? Gli altri si sono comportati, hanno lottato tutti bene facendo il proprio lavoro. Abbiamo avuto la sfortuna che Cenghialta si è fatto male alla mano, però anche lui ha dato prova di grande volontà resistendo a quel dolore. Per quanto riguarda i corridori che erano predestinati a fare da protagonisti, mi pare che tutti siano usciti, Chiappucci, Chioccioli, un piano perfetto quindi. Basta guardare lo svolgimento della corsa per rendersi conto che dopo metà corsa avevamo ancora 12 corridori in gara e soltanto Cenghialta, per quello che ho detto prima. Bene, quindi l'operazione è corale di tutta la squadra con un Bugno esplosivo, te lo aspettavi, di' la verità? Bugno ha saputo anche sconvolgere tutto quello che era successo, perché quando partivamo in 13 non riuscivamo mai a vincere, anche se riuscivamo ad essere dei protagonisti. Lo scherzetto al berrettino di Martini l'ha fatto Argentin, potete notare è venuto ad abbracciare Alfredo Martini, il quale è giusto che dedichi una parola al grande campione che se ne va. Al grande campione che sta andandosene adesso, però certamente non dalla scena. Argentin, la gara di Argentin, come ti lascia? Argentin è stato bravo perché fino a oltre 200 chilometri, anzi fino a si è fermato al penultimo giro, ma ha sempre controllato la corsa come fosse un gregario qualunque. Grazie ad Alfredo Martini, io non riesco a capire se Adriano mi chiede la linea, comunque gliela restituisco. Sì, perché accanto a me ho Ghirotto, ma non mollare. Martini, Alfredo, bravissimo, complimenti. Complimenti a Martini, complimenti a tutta la squadra, Ghirotto. Beh, direi che anche quest'anno insomma abbiamo dimostrato di essere più forti. È stata una corsa dura perché si consumava le energie girando sempre in questo circuito e direi che sono emessi chi aveva proprio più forza in finale. Io sono andato bene, sono entrato in qualche fuga così e ci siamo un po' dati il compito a vicenda. Bravo Gianni, ha messo ancora la stoffa del campione e veramente sono contento. E intanto vediamo che Bugno sta stringendo la mano a Konyshev, ci fa segno Konyshev che si è piazzato al terzo posto, 6 ore 34 primi, 28 secondi per i 261 chilometri ad una media di 39.790. Grande, grandissima soddisfazione nel clan azzurro. Vediamo anche Cassani, vogliamo un po' riepilogare mentre accanto a noi ci sono le due pedine fondamentali della nostra squadra in questo finale. Vogliamo un po' riepilogare da un punto di vista tecnico questa stagione sfortunatissima sino a oggi di Gianni Bugno. Il grande campione si è rivisto oggi con questa zampata di grandissima classe. Credo che ecco che Bugno, scusa, vediamo che Bugno si sta avvicinando. Gianni viene trascinato a viva forza dalla giuria internazionale e dalla polizia, naturalmente viene accompagnato
per la cerimonia protocollare della vestizione della maglia iridata, la seconda consecutiva. Allora, un grandissimo campione, l'ha dimostrato ancora oggi con questo sprint che dimostra tutta la sua grandissima classe. Bugno ha cancellato un anno sfortunato. Beh, direi di sì, credo che con questa maglia iridata lui abbia riconfermato il solito Bugno. Non ha così, diciamo, patito un po' il pronostico, perché è rimasto un po' in sordina e forse ha fatto bene. È stata forse la sua arma vincente, e gli avversari l'hanno guardato poco, però nel finale c'era poco da guardare perché li ha dominati. Un bravo anche Perini, ha fatto un grossissimo lavoro, direi un bravo a tutti gli azzurri sicuramente. È il quarto atleta nella storia del mondiale che riesce a fissare il successo. Rons, il belga nel 28 e nel 29, poi Vanstenbergen nel 56, nel 57, Van Looy nel 60 e nel 61, Gianni Bugno nel 91 e nel 92, a Stoccarda e qui a Benidorm. Allora, Bugno ti ha chiesto di tirare di lavola. Ma sì, abbiamo parlato qua, ancora 10 km dall'arrivo, mi ha detto se potevo cercare di aiutarlo. Io corro nella carriera, lui nella Gatorade, però come ho già detto prima, qua vestiamo la maglia azzurra e quando si veste la maglia azzurra bisogna lavorare per l'Italia, e io ho cercato di dare tutto il meglio di me stesso per cercare di far vincere Bugno questo campionato, anche perché se vince un italiano guadagniamo tutti, è meglio per tutti. E poi come ho detto prima, ho cercato di fare meglio di me stesso per conquistare questa maglia azzurra e poi per fare un buon risultato quando arrivo, e vorrei dedicare questa grossa corsa che ho fatto a mio padre, che è scomparso 2 anni fa, che era un mio grandissimo tifoso, e sento molto la sua mancanza. Grazie. Ghirotto e Perini, l'avevamo detto, due pedine fondamentali della nostra squadra, due uomini che fanno onore a questo, a tutto lo sport. Ce l'abbiamo messa tutta, sapevamo che potevamo contare su Bugno, potevamo contare su Cappucci, un po' insomma i nostri leader, abbiamo fatto una bella corsa, direi, anzi io sono arrivato morto, per cui di più di così non potevo dare, comunque sono soddisfatto che abbiamo vinto noi. Giacomo in attesa, ci auguriamo di poter avere Bugno accanto a noi al più presto. Bugno è stato accompagnato dal presidente del CIO Savaranche. C'è qualcuno ancora? Sì, scusami Adriano. Hai ancora Martini? Mentre ecco all'interno del box, Adriano, che... sono all'interno del box, ci sono gli altri azzurri. Sentiamo un commento immediato. Giovannetti, un commento su questa vittoria del tuo compagno Bugno. Devo dire che oggi ha riflettuto sull'anno storto che gli è arrivato addosso, diciamo che oggi ripaga con questa vittoria tutti i tifosi che l'hanno avuto bene e l'hanno sempre tifato, nonostante quest'anno abbia un po' deluso. Chioccioli è stato splendido protagonista di un'azione nel momento di sblocco della corsa, un'azione sfortunata ma molto importante, hai dato il là alle offensive. Cosa è successo? Era l'unica fuga della giornata e io sono dovuto andare dentro perché gli ordini erano questi. E non è andata, e comunque si è vinto il mondiale lo stesso, sono molto contento così. È stata un'esperienza molto dura, mi pare, per tutti voi questo percorso. Era un percorso che si presentava facile, ma invece io l'avevo già detto che era un percorso che negli ultimi giri era difficilissimo. Grazie, vediamo se riusciamo a raggiungere Cappucci. Sereno, si sta cambiando. Un commento sulla prova di Bugno e un'analisi della tua. Per quanto mi riguarda, ho cercato di stare il più calmo possibile per poter essere competitivo nel finale, perché qua è un circuito che spendendo prima era difficile poi per recuperare. E mi sembrava scelto un momento giusto, poi dopo siamo stati ripresi proprio qua sotto il traguardo. Eravamo ben assortiti perché eravamo io, Indurain, Jalaber e Rominger, però non è bastato. Alla fine c'è stata battaglia, è riuscito a rimanere davanti Bugno e penso che era anche più veloce davanti. Ad un certo punto eri rimasto tu solo con Indurain davanti, vi siete parlati? Ma non c'è stato tempo a parlarci perché c'è stata battaglia anche lì, quindi
e quando mi sono girato ho visto che stava arrivando il gruppo. Hai sognato per un istante di ripetere la fuga 2 di Valduron nel tour di un anno fa? Ma in quel momento lì moralmente mi sentivo bene, ho detto manca l'ultimo giro, tutto è possibile, insomma siamo 4 ben assortiti, invece è stato nulla da fare. Certo che il mondiale è davvero sempre una lotteria. Le cose di un giorno sono fatte così, comunque bisogna essere sempre in forti per poter vincere, perché insomma 250 chilometri sono sempre tanti. Quanto bene fa questa vittoria di un italiano, che sia Bugno, comprendiamo, è una cosa particolare per te, in quanto avresti preferito essere tu. Quanto bene può fare al nostro ciclismo? Per lui diciamo è un qualcosa che risolleva un po' quello che non ha fatto quest'anno, si è un po' ripagato. Per quanto mi riguarda, cioè, per quanto riguarda noi, insomma, ancora una volta eravamo tre favoriti e siamo riusciti a vincere. La linea subito, eccotela. Ed ecco qua Claudio Corti con Renato Di Rocco. Claudio Corti, il direttore sportivo. Innanzitutto il rientro di Bugno, questa può essere una comunicazione di servizio per tutti i colleghi che intendono effettuare dei servizi domani. Il rientro di Bugno è previsto per domani alle 15. No, Bugno resterà qua in Spagna perché noi correremo il Giro di Catalogna, quindi martedì abbiamo una corsa minore qua in Spagna, mercoledì comincerà il Giro di Catalogna e rientrerà in Spagna, in Italia il giorno 15. Claudio, sfogati, quest'anno siete stati attaccati, criticati, ve ne hanno dette di tutti i colori per la stagione di Bugno a questo punto. Ma a questo punto lo sfogo più bello ce l'ha dato Bugno con questo risultato. Noi siamo tranquilli perché abbiamo sempre lavorato con coscienza, abbiamo sempre cercato di fare il meglio per il nostro atleta, abbiamo avuto molti problemi nel tamponare tante critiche, tante fiducia riposta male, però con oggi penso che si possa cancellare tutto. Claudio, io ti prego per favore, siccome abbiamo ancora 10 minuti a nostra disposizione, appena Bugno ha indossato la maglia di campione del mondo, per favore portalo subito da noi. Ed è la seconda volta nel giro di un mese che vediamo piangere Renato Di Rocco, vicepresidente dell'Unione Ciclistica Internazionale. Dopo Casartelli, qualche lacrima anche per Bugno. La Spagna ci porta fortuna, mentre ecco che viene consegnata la maglia iridata dal presidente della federazione tedesca, Renato Di Rocco. Ma c'è solo da essere felici, intanto abbiamo ritrovato un campione vero, un grande Perini, e una soddisfazione per gli italiani che erano qui, bellissimo, effettivamente la Spagna ci porta fortuna, ma veramente la cosa che abbiamo in cuore è di aver ritrovato Bugno nella sua dimensione, perché è un grande campione, doveva correre la sua maniera, senza grosse responsabilità e con il piacere di divertirsi, si è divertito ancora e ha fatto divertire tutta l'Italia sportiva. Ringraziamo Renato Di Rocco, segretario generale della nostra federazione e vicepresidente dell'Unione Ciclistica Internazionale. Era uno sprint previsto, prevedibile tra Bugno e Jalabert da come si erano messe le cose nel finale, e vi avevamo già detto che Bugno aveva molte più possibilità di Jalabert in un arrivo in queste condizioni di ribadire il risultato dell'anno scorso. Ecco qua Dmitry Konyshev, medaglia di bronzo. Konyshev che giunse secondo a Chambéry alle spalle di Greg LeMond. Allora Stanga, il team manager della Gatorade, vi prego di impegnarvi adesso in uno sprint per portarci in Bugno. Allora, gli occhi rossi, pianto meritato. Allora, anche per Stanga tante critiche, la vittoria di Bugno cancella una stagione sfortunata. I problemi restano e li affronteremo, sicuramente li affrontiamo con un po' più di morale. Ed ecco l'inno di Mameli. Vittorio anche Algeri, l'altro
direttore sportivo della Gatorade Shadow Dax. Allora, vogliamo un po' sintetizzare il trionfo di Gianluca, che rimane sempre tranquillo, impassibile, anche in momenti come questo. Quest'annata in cui Bugno era obbligato a vincere il Tour, perché spesse volte nel ciclismo quando si è questi